come ho avuto modo di dire l'altro giorno, per ogni problema che accade a Lipari ci sono tanti commissari tecnici. Lei vedrà, ad esempio, ha sentito che per quello che riguarda il porto di Sottomonastero vi sono tutti quanti che hanno già delle idee e nessuno si affida a chi è deputato a questa scelta e in questa materia. Per questa, praticamente, per questa materia che è del parco. Certo, dispiace, il Consiglio Comunale ha un ruolo estremamente importante, ci mancherebbe altro, e esprime il suo parere, lo esprime nella forma che ritiene opportuno. Il rappresentante legale dell'ente, l'interfaccia naturale istituzionale è il sindaco e l'amministrazione. Quindi, come tale, io terrò in conto tutte le osservazioni che ci sono, ma non posso assolutamente correre il rischio che è praticamente una posizione che è inconsapevole nella volontà di quello che potrebbe determinare, non accettando la discussione, potrebbe determinare una vincolistica, i vincoli di salvaguardia che sarebbero una rovina per il nostro Paese. E allora chiaramente si facciano una serie di iniziative, le prende il Consiglio, le piglia l'amministrazione, le piglia l'associazione. Noi stiamo creando una grande area di collaborazione, come lei ha avuto modo di sentire, dove terremo presente dai cacciatori agli albergatori, a coloro che sono favorevoli, diciamo, ecco, al mondo della pesca, ai geometri, quindi ai commercianti, chiameremo tutti a raccolta perché questo è un argomento difficile. Ed è qui che vi faccio immaginare una cosa, ma perché un sindaco non converrebbe cavalcare l'onda di coloro che dicono ma sì, non facciamo niente, che tutto resti come prima? Sarebbe molto più popolare. Ma un sindaco che fa amministrazione non può andare a dire ai cittadini tranquilli, tanto non si fa. E poi, come è avvenuto per il piano paesistico, senza che nessuno di noi cittadino sapesse niente, ricordate, anno 2000, ce lo siamo trovati sulle spalle. Io fino a oggi sono riuscito a mettere le mani avanti e non avere i vincoli di salvaguardia. Se si continua in questa maniera di una contrapposizione dell'uno verso l'altro, di liti, di discussioni, va a finire che noi avremo sulle nostre spalle forse qualche provvedimento che non ci auguriamo avvenisse. E allora perché questo non avvenga è necessario parlare. Io sono disponibile con tutto. Non mi interessano le polemiche, nell'altro, dall'altro voi vedete dalle interviste che vi rilasciamo, dagli incartamenti che vi proponiamo, dalla stazione marittima al piano regolatore generale, alle altre iniziative sul territorio, è un fermento giornaliero in positivo. Noi vogliamo fare i fatti e in questa ottica sul parco riteniamo debba ritrovarsi buona volontà da parte di tutta e io qui la esprimo a piene mani con tutti quanti perché troviamo mediare nelle esigenze di una comunità che non può essere sopraffatta da vincoli, vincolo paesaggistico, idrogeologico, ZPS, SIC e così via di seguito. Dobbiamo riuscire invece ad avere un parco che sia compatibile con le nostre esigenze. Ove noi abbiamo risposte negative, allora sapremo prendere la nostra posizione. Su questo non v'è dubbio alcuno, perché non ci faremo imporre niente da nessuno. Ma se sono delle cose nelle quali noi possiamo discutere, questo è bene. Ed è un'altra cosa di grande rilievo e di importanza. Perché siamo patrimonio dell'umanità? Lo siamo per i vulcani. Allora lo abbiamo già detto all'assessorato e lo diciamo ancora oggi. Tenere presente la grande valenza dei vulcani per la creazione del parco dei vulcani, che rappresenta una vincente azione di questo territorio. Nell'ambito di questo territorio sapremo naturalmente trovare le giuste opportunità per la nostra cittadinanza, per la nostra comunità. Quando si è parlato del piano paesaggistico tutti ce ne siamo preoccupati. Ora, a proposito di questo, l'ingegner Maurizio Erbicella è incaricato della revisione ed è un grande successo questo. Perché potremmo andare a rivedere tantissime delle cose del piano paesistico secondo quelle che sono le esigenze che emergono giorno per giorno nella comunità. E allora se sappiamo affrontare con la serenità tutti quanti gli argomenti, io sono certo che arriveremo praticamente ad una soluzione condivisa. Quando voi giornalisti giustamente fate evidenziare e evidenziate le spaccature, non si può pensare che il nuovo parco nazionale possa risultare un elemento di campagna elettorale, chi è a favore del parco e chi è contro il parco. Sarebbe un gravissimo errore se noi dividessimo la cittadinanza così, perché sarebbe una cosa non solo estremamente lunga, ma che ci esporrebbe
ai rischi che dicevo di anzi. Quindi io ripeto, sono pronta alla massima collaborazione con chiunque vorrà nell'interesse del Comune di Lipari e di tutta l'isola. Per quello che riguarda la comunicazione, come lei ha avuto modo di sentire, ancora oggi chiaramente siamo nella fase delle comunicazioni, cioè prima dovevamo capire noi siamo partiti per affidare la gestione del sito onesto ad Ecosviluppo e siamo tornati dicendo bisogna fare il parco, ma il parco era già stato deliberato ai tempi di Pecoraro Scanio e non se ne parlava, quindi volevamo prendere quelle notizie da poter trasferire sul territorio, ci vuole un po' di tempo. D'altronde, come lei ha avuto modo di vedere, come hanno detto i tecnici ieri, e siamo praticamente al 5 e 6 di maggio, hanno detto che ancora non c'è cartografia. Quando ti dicono che ancora oggi non c'è cartografia, di che cosa vuoi parlare? Quando dicono noi teniamo sul territorio per sentire da voi le vostre esigenze, per capire quello che non avevamo capito, lo ammettono loro, che c'è un piano regolatore in itinere e che dobbiamo tenere presente le cose del piano regolatore generale, era tutto questo che dovevamo avere il tempo di capire. Su questo si è innescata solamente una polemica che ha altri fini elettoralistici e che porta tutti fuori strada, che continua. Questa è la cosa grave. Adesso qui non c'è nessuno che non possa essere sulla stessa barca. Non accetterò mai e poi mai un parco che limiti le prerogative dei nostri anziani, dei contadini che hanno creato le loro campagne, della gente che ha fatto i propri investimenti. Questo non sarà accettato mai, né saranno accettate le limitazioni. In tale ottica io ritengo che dovremmo trovare appunto quella giusta misura.